Con Torino diamo inizio ad una serie di servizi dagli studi di Roma. Iniziamo con la vittoria del Napoli sulla Casertana, 3-0, ha segnato ancora Diego Maradona. Certamente non all'altezza delle precedenti, la prestazione del Napoli, apparso stanco e deconcentrato stasera. Può vantare a pieno merito il risultato, pure abbastanza rotondo, ma non il gioco che è mancato. Maradona è entusiasmato come al solito, ma Diego, si sa, è astro che brilla di luce propria. Ha fatto più lui per la squadra di quanto la squadra abbia fatto per lui, e il problema del Napoli forse sta tutto qui. Avversario orgoglioso, non proprio irresistibile, la Casertana, che ha giocato il derby al San Paolo per ovvi motivi di cassetta. Rinnovata per 7 undicesimi e ancora in cerca di fisionomia, ha fornito una prova dignitosa e può recriminare per qualche decisione arbitrale. Non comunque per il fallo da rigore su Penso, che pare e sguizzato di Verona indica il dischetto. Maradona firma così anche il suo primo rigore. I gol c'è chi li fa come Maradona e chi li evita come Castellini. Intramontabile Giaguaro esce di pugno su questo cross teso di Costaggiu, ala di grande forza atletica e tecnicamente dotato della Casertana. Tango italo-argentino al 21esimo, lo spunto è di Celestini, schierato terzino, il colpo di testa sulla traversa del suo amico Bertoni. Mai rassegnata completamente, la Casertana avrebbe l'occasione di farsi grande davanti al San Paolo al 32esimo. Frigerio, con il numero 11, fa bene tutto, pecca però nella conclusione e manda alle stelle l'opportunità di pareggiare e forse dare un'impronta diversa alla partita. Non sbaglia invece al 44esimo Penso, la sua punizione non ha niente da invidiare a quelle calciate sinora da Zico e Maradona. Nella ripresa non cambia la musica, cambia invece il risultato. Al terzo Daniel Bertoni fa il furbo e con grande tempestività infila il terzo ed ultimo gol della serata. Lo show di Maradona comunque continua. Alla mezz'ora Dieghito, incontentabile, colpisce anche la traversa e fa vibrare l'anima del San Paolo. Con gli applausi a Maradona finisce la partita, ma per i cassieri il lavoro è appena cominciato. 45.000 i paganti, altri 438 milioni di incasso. Maradona è l'oro del Napoli. In 3 partite, 2 di Coppa, ha fatto incassare oltre 2 miliardi e il bello, il campionato, deve ancora venire.